Ehi là, allora nuovo video epico, questo è Windows 12 Preview, che in realtà non si chiamerà Windows 12, ma si chiamerà Windows 24, ed è la prima versione di Windows che integra il kernel Linux e l'intelligenza artificiale, quindi una versione veramente innovativa. C'è stato per un attimo il data leak sul sito della Microsoft, che sono riuscito a scaricare la ISO. E vediamo appunto come funziona i vari tipi di integrazione. Allora, iniziamo con l'intelligenza artificiale. Abbiamo un tool che si chiama TGPT e possiamo fargli le domande anche con la voce. Scrivi la prima capitale d'Italia. E in automatico ci verrà data la risposta, che volendo possiamo anche farla scrivere appunto all'intelligenza artificiale. Per esempio, selezionando un testo, possiamo utilizzare lo shortcut CTRL maiuscolo C per farci leggere il La testo. prima capitale d'Italia fu Torino. La città fu dichiarata capitale del Regno d'Italia nel 186 I.R. quando l'Italia si unificò come etnia azione sotto il lumatico governo del re Vittorio Emanuele. E la cosa interessante è che questa intelligenza artificiale è integrata con tutto il sistema operativo, quindi potete anche utilizzarla qui. Che data è Natale? E quindi potete poi fare le ricerche integrate. E quindi ci dà le risposte. Altre cose interessanti, oltre l'intelligenza artificiale e la sintesi vocale, abbiamo il nuovo menu delle impostazioni e appunto ci sono diverse voci, ma la cosa che mi è piaciuta è che si integra anche con gli schermi più piccoli, quindi se rimpicciolite la finestra, come vedete, il menu viene accorpato sulla colonna laterale. Molto interessante come approccio. Altre cose particolari, questi sono gli sfondi presenti. Alcuni sfondi hanno anche la doppia modalità, quindi modalità dark e modalità chiara, a seconda, di quale tema state utilizzando. Altre cose, privacy, quindi potete scegliere sulle applicazioni quali possono accedere alla telecamera e quali no. E altra cosa curiosa, vediamo. Impostazioni del suono, impostazioni del mouse. Potete anche digitare direttamente mouse e vi esce fuori appunto la voce del menu che cercate. Quindi molto carina questa integrazione. E l'ultima utility che viene integrata è quella del lettore di EPUB, ebook, eccetera. Quindi potete aprire direttamente i libri all'interno del vostro sistema operativo EPUB e appunto integrato con lo Zoom e con appunto le ricerche. Queste sono le funzionalità principali di questo nuovo Windows 2024 Preview Edition. Fatemi sapere cosa ne pensate e se aggiornerete da Windows 11. Vi saluto e ci vediamo in un altro video.